Ben ritrovati amici di Patrimonio Italiano TV a un nuovo appuntamento settimanale con Italian Heritage, la trasmissione che racconta l'italianità in giro per il mondo. Ben ritrovati dal vostro Mike Pilla. In questo appuntamento settimanale del giovedì sera alle 22 ore italiana in live e poi in replica per tutta la settimana durante le varie fasce orarie. Anche questa sera tantissimi ospiti da tutto il mondo, saremo in Portogallo, saremo in Inghilterra e saremo negli Stati Uniti, precisamente nell'Iowa. E siamo al 28 di novembre, si è conclusa da poco la quarta edizione della settimana della cucina italiana nel mondo. Noi siamo ancora ovviamente sul pezzo dopo la bellissima trasmissione della settimana scorsa, con un particolare collegamento con il Canada, con Vancouver, con gli amici di Lapci, che saluto e ringrazio. E lo dico perché ancora ovviamente non si spengono i fornelli, ancora siamo in zona settimana della cucina italiana, e anche questa sera faremo due chiacchiere culinarie perché avremo degli ospiti molto speciali. Ve ne parlerò tra poco, ma restando proprio in tema e andando a consultare un po' il web, ecco, questa è la pagina della Farnesina, il Ministero degli Affari Esteri, la pagina ufficiale dedicata proprio a questo evento che tiene accesi i riflettori sull'italianità nel mondo. Io vi ricordo, e lo vedete in basso, che noi abbiamo ovviamente tanti modi con cui essere contattati. Se avete comunicati stampa, se volete intervenire in diretta, in live, in questa trasmissione, potete inviare una mail a redazione@patrimonioitalianotv.com e ovviamente potete trovarci sui social come Patrimonio Italiano TV. E questa è la pagina, vi dicevo, ufficiale della settimana della cucina italiana nel mondo, e questa è la, diciamo, è la grafica social di Facebook con i più di 1000 eventi organizzati dalla rete Farnesina. Ovviamente ci sono tantissimi altri eventi. Io vado sul sito Malindi Kenya perché oggi siamo al 28 e proprio ieri sul sito di Malindi Kenya, cioè sul giornale, tramite il giornale Malindi Kenya, portale italiano in Kenya, diretto da Freddy Del Curatolo, si è tenuto un bel evento che adesso non trovo, lo cercheremo a breve, però sui social. Andiamo proprio sulla pagina di Malindi Kenya, di Freddy Del Curatolo, che è appunto il direttore di Malindi Kenya, e proprio lì si è tenuto un bel evento 27 di novembre, quindi siamo ancora in fase cucina italiana. Ecco qui una bella immagine, ecco, proprio dal Kenya, per il World Week of Italian Cuisine al Jico Restaurant Leopard Point Beach. E poi ovviamente noi contatteremo proprio Freddy Del Curatolo, che abbiamo già intervistato un po' di mesi fa, per parlarci proprio di questo evento. Noi vogliamo essere sul pezzo. Questa è ancora la vetrina del sito della Farnesina in merito alla settimana della cucina italiana nel mondo. Alcuni eventi, ecco, a proposito di Kenya, un evento che si è tenuto il 26 con l'ambasciata d'Italia a Nairobi. Ancora il 21 novembre scorso, conferenza di Nicola Perù, l'Università di Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo. Ecco, questa è l'immagine ufficiale dell'Italian Taste. Noi vi mostriamo ecco il sito ingrandito, e questo evento si era tenuto a Berlino, all'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, giovedì scorso. Restando in Germania, ci spostiamo un attimo in Brasile, dove lo chef Roberto Serra si era recato, chef sardo Roberto Serra si era recato appunto in Brasile per la settimana della cucina regionale italiana, e la notizia è su TV Sardegna, su sardegnalive.net. Sul nostro sito, poi, su Patrimonio Italiano TV, vedete la sezione news cucina qui,
potete trovare tutte le notizie e ne abbiamo da leggere, perché abbiamo un evento che si è tenuto oggi all'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, una straordinaria normalità, cucina e ricette in casa Morandi, all'ICI appunto di Monaco di Baviera. Mentre in Cina si è conclusa la settimana della cucina italiana nel mondo a Canton, vi mostriamo anche un po' di immagini proprio da qui. Questo è l'evento che si è tenuto a Canton, con qualche immagine. Ecco qui, guardate, comunicati stampa che ci sono inviati appunto proprio dalla rete consolare. E poi abbiamo l'evento che si è tenuto invece, o meglio il comunicato dell'evento che si è tenuto a Monaco di Baviera. Ancora andando avanti, abbiamo un video di Antonio Fucito, realizzato insieme all'ambasciata d'Italia a Tokyo. Antonio Fucito, che è intervenuto al Patrimonio TG, il telegiornale dell'italianità all'estero di Patrimonio Italiano TV, con un video, appunto, con un'intervista che abbiamo realizzato insieme a lui, che è un esperto di Giappone. Ecco, espresso cornetto vuoto, classico proprio. Tu? Io invece volevo prendere lui, appunto, una brioche. Ok, cominciamo malissimo. Cornetto. Okay. Invece da bere prendo un caffè americano. Qui appunto si parla apposta allora. Italiano, caffè americano, è meglio un cappuccino o qualcosa di... Ancora andiamo avanti perché c'è un altro video del Consolato Generale d'Italia a New York che celebra appunto il cibo e la sostenibilità in un evento tenutosi il 18 novembre scorso al Google Building, ecco qui alla Decima Avenue di New York. Ancora avanti abbiamo, ecco qui, ma di questo parliamo dopo, ecco. Per chiudere, ecco, chiudiamo questa prima sessione di notizie culinarie e lo facciamo andando a effettuare un collegamento molto speciale. Il primo della serata, il primo di questa puntata di Italian Heritage, andiamo a Lisbona. Io devo ringraziare l'amica Liliana Navarro, ringrazio anche l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, che ha ospitato un evento molto molto importante e che ci ha consentito, ecco, di realizzare una bella intervista in collegamento con Luciano Pignataro. Allora noi ce ne andiamo all'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona per questo bel collegamento. Nell'ambito della settimana della cucina italiana nel mondo siamo con un'eccellenza della cultura culinaria italiana e siamo a Lisbona in Portogallo con Luciano Pignataro. Buonasera Luciano. Buonasera, buonasera. E Luciano Pignataro, ovviamente, uno che di cucina se ne intende parecchio, e in questo momento, ecco, Luciano, ti abbiamo beccato in un all'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, dove si è tenuto un evento, una conferenza metodo Cilento e dieta mediterranea, lentezza e longevità, che i nostri amici telespettatori stanno vedendo proprio in questo momento in sovraimpressione. Qui vediamo anche la locandina dell'evento con ecco, nell'ambito della quarta settimana, Luciano, della cucina italiana nel mondo. Ovviamente la cucina italiana, tu ti occupi di cucina italiana praticamente 365 giorni all'anno, ma ecco, in questi eventi, in questi momenti, capiamo veramente il valore della nostra cucina e capiamo veramente il valore del Made in Italy nel mondo, no? Beh sì, perché la cucina riflette uno stile di vita, riflette un modo di pensare. Di cucina si parla ovunque, dai poemi omerici in poi, quindi è chiaro che è cultura. Per molto tempo è stata ritenuta qualcosa di poco importante, invece con il cambiamento dei costumi, con l'industrializzazione e poi diciamo il passaggio anche abbastanza violento che in Italia abbiamo fatto negli anni 60 e 70 da una cultura rurale a una cultura urbana metropolitana, abbiamo forse capito il valore di cose a cui non davamo valore. E il recupero di quelle cose in una società e in un mondo globalizzato diventa a questo punto un elemento identitario, un elemento di identificazione per poter stare meglio
insieme a tutti quanti gli altri, bisogna segnare bene quelle che sono le nostre radici, ecco, senza alcuna nostalgia, senza nessun passatismo, però sicuramente molti di quei valori sono dei valori attualmente molto molto validi e moderni. Luciano, dal 2004, lo stiamo vedendo in questo momento, è attivo il blog lucianopignataro.it, che è un vero e proprio riferimento, non solo ovviamente in Italia, ma nel mondo della cucina italiana. Quindi ecco, sei tu stesso un patrimonio italiano, proprio ecco, da un po' come il nome della nostra TV, appunto nel settore sia della cucina che della, possiamo dire, enologia, no? Sì, no, io parto occupandomi di vino sul giornale dove ho lavorato e lavoro, che è il Mattino di Napoli, dall'ormai lontanissimo 93-94. Ho cominciato a tenere una rubrica in una situazione in cui la viticoltura ha conosciuto un grandissimo sviluppo e una grande proiezione verso il futuro, verso i mercati esteri. Veramente una delle cose che hanno funzionato nel nostro paese, diventando poi un modello anche per altre produzioni agricole. E poi di lì chiaramente gli interessi sono dilagati nei confronti della cucina, perché noi il vino lo abbiniamo sempre al mangiare. E nel 2004 è nato questo blog che sfrutta una grande potenzialità che c'ha internet, ossia lo spazio infinito nel quale infilare tutto quello che vedi e tutto quello che senti, mentre nel giornale c'è sempre un problema di spazio. Quindi è partita un po' come l'idea di mappare i vini, i prodotti, i locali del sud che trovavano sempre molto poco spazio nelle guide ufficiali, e piano piano è diventata una piccola Wikipedia del sud e poi anche dell'Italia, perché adesso in realtà la città che legge di più il blog è proprio Roma, insomma, dove siamo molto ben posizionati, città di grandi tradizioni gastronomiche, e come il suo entroterra, dal Frusinate, la zona di Latina, insomma, sono ricche di grandissimi patrimoni di biodiversità che a noi piace registrare e raccontare. Luciano, ovviamente il web in questo, ecco, possiamo ravvisare aspetti positivi. Il web magari, ecco, ha dei vantaggi e degli svantaggi. In questo caso, ovviamente, la possibilità di arrivare a tutti anche in tempo reale, ecco, questa è una cosa che ha cambiato un po' le regole della comunicazione anche giornalistica. Magari a volte si dice blog, non si dice giornale online, ma ha più valenza di un giornale vero e proprio, perché appunto poi c'è anche del professionismo. Ovviamente nel tuo caso tu sei un giornalista, appunto, dicevi, di lungo corso, con esperienza, per cui è acclarato, insomma, il tuo pedigree e il tuo marchio, diciamo così. Per cui, però ecco, nello specifico, siamo a Lisbona, dove appunto si è tenuta la conferenza sul metodo Cilento e dieta mediterranea. Ecco, ci spieghi un po', ci racconti un po' di questa opera, perché poi è in corso di pubblicazione, appunto, no? Sì, è un libro che uscirà con Mondadori, che ha questo titolo al momento provvisorio, non so se la casa editrice lo manterrà, che si chiama Metodo Cilento, i 5 segreti degli ultracentenari. Nasce dal fatto, dalla constatazione, che il Cilento, che è questa zona che si trova tra la Basilicata e la Campania, è la parte meridionale della Campania, e che comincia subito dopo Paestum per finire dopo Palinuro, per capirci, è abitata da circa 100.000 persone, con un'altissima percentuale di anziani, con un'età media che si aggira sui 92 anni, e quindi molti studiosi hanno iniziato a studiare, a ricercare i motivi di questa longevità,
Motivi che innanzitutto sono da ricercare sicuramente nello stile alimentare, soprattutto delle precedenti generazioni, quelle che appunto oggi hanno 80-90 anni e di più, e uno stile alimentare che era uno stile alimentare, come dicevo prima, del futuro, che vede la carne poco consumata, una volta alla settimana, formaggi idem, tante verdure, ortaggi, frutta, cereali, legumi, proteine animali, insomma questo diciamo è una piramide famosa della dieta mediterranea che queste persone hanno conservato, perché in realtà è una dieta povera, sì, che nasce dalla povertà, però adesso che il fabbisogno calorico delle persone è notevolmente diminuito, ora che ci sono dei problemi anche di compatibilità ambientale, sappiamo quanto costa in termini di acqua, di uso d'acqua, fare un chilo di carne piuttosto che un chilo di pomodori, è chiaro che questa dieta, che è patrimonio immateriale dell'umanità, afferma, come dire, anche la propria modernità. Quindi non è un museo gastronomico, ma è uno stile di vita che è anche uno stile alimentare, perché è giusto che le persone affrontino il cibo, come dire, in maniera conviviale, sì, che a questo cibo accompagnino uno stile di vita assolutamente lontano da quella che è la frenesia e dalla velocità senza movimento che caratterizza le città. E quindi è anche un invito a godersi un po' di più la vita, il tempo che ognuno di noi c'ha a disposizione, di godercelo possibilmente sani e cercando appunto di mantenerci bene fisicamente senza incidere negativamente sull'ambiente. Certamente un Angus argentino piace a tutti, una volta all'anno si può mangiare. Però se pensiamo quanto costa produrre in Argentina, quanto costa in termini energetici portarlo fino a qua e quanto sia più sano un piatto di proteine vegetali rispetto a questo alimento, ecco, capiamo come sia importante osservare uno stile alimentare completamente diverso da quello che si è diffuso negli ultimi 20 anni anche in Italia. Passami anche una battuta, Luciano. Io sto mostrando in questo momento le bellezze del Cilento, che è una terra meravigliosa. Ecco, si vive bene forse anche perché c'è un ambiente, se non incontaminato, insomma, abbastanza, cioè, ci siamo vicini. Poi mare stupendo, bandiera blu praticamente da costa a costa, per cui mangiare bene in un ambiente del genere, insomma, aiuta tantissimo, quindi Cilento da amare proprio. Sì, aiuta la longevità, perché studi scientifici hanno acclarato che un terzo delle malattie che portano alla mortalità derivano dallo stile di alimentazione, quindi è tanto, sì, circa il 33% delle persone muore per uno stile alimentare sbagliato, che provoca problemi cardiovascolari, problemi tumorali e tante altre complicazioni. Settimana. Quindi l'alimentazione veramente è fondamentale, tempo a tutte le cose, nello stile di vita, nello stile di rapporti, nel darsi il tempo necessario, sì, perché noi in realtà abbiamo l'impressione di guadagnare tempo oggi, ma in realtà stiamo perdendo il nostro tempo, sì, questa alla fine è la profonda verità. Guadagniamo tempo perché le cose vengono fatte da macchinari, da come si dice, da byte, sì, da tante, è tutto automatizzato, e però alla fine questi vantaggi in termini di fatica fisica non si sono tradotti in vantaggi relazionali, non si sono sicuramente tradotti in vantaggi mentali, perché sì, tutto questo sta comportando invece un maggiore stress, un maggiore isolamento,
Quindi quando noi parliamo di dieta mediterranea, parliamo di gente che mangia cose buone ma che le mangia insieme. Sì. Parliamo di gente che mangia le cose rispettando la stagionalità degli alimenti, che è una cosa molto importante, che rispetta l'avvicendamento della settimana, con tutte una serie di prescrizioni che alla fine davano una dieta equilibrata. Invece noi purtroppo siamo ultimamente vittime di una visione anglosassone del cibo, per cui ogni alimento è visto come una pillola: mangia questo alimento e salvi la vista, mangia quest'altro alimento e abbassi il colesterolo, mangi quest'altro alimento e ti passa il mal di testa, cose di questo genere. Ma in realtà la dieta, così come indica la parola di origine greca da cui proviene, è proprio lo stile, quindi sì, è la ricerca dell'equilibrio. Mangiare tutto, mangiare bene, ma mangiare con moderazione. Quindi questo, diciamo, è uno dei segreti sicuramente di questi centenari, che si svegliano presto la mattina, che camminano sempre un poco, che fanno molto movimento e che stanno in equilibrio. Dice: ma questa è una visione un po' bucolica della vita, in città queste cose non si possono fare. Mica vero, ci vuole un poco di buona volontà, ci vuole un po' di pazienza quando si fa la spesa, sì, perdere l'abitudine di fare la spesa una volta alla settimana per tutta la settimana, ma magari dedicare mezz'ora al giorno a fare la spesa e quindi riappropriarsi del rapporto con il cibo. Si può passeggiare in città tranquillamente, si può anche coltivare un orto, ci stanno tanti orti sociali che sono un'ottima occupazione per gli anziani, si può coltivare nel proprio balconcino, voglio dire. Quindi non è vero che bisogna stare in un paradiso per vivere da anime salvate. Bisogna volerlo. Poi il posto sicuramente favorisce, aiuta, il fatto, sì, che Cilento abbia una concentrazione demografica molto elevata. È chiaro che è tutto molto più vivibile, però stando a Milano, stando in una metropoli, è possibile darsi delle regole che valgono ovunque e per tutto. Del resto stiamo vedendo, soprattutto nei paesi del nord Europa, ma anche in paesi in America come a New York, l'attenzione su queste cose è cresciuta in maniera spasmodica. E noi con la dieta mediterranea ci siamo su questi temi, non dobbiamo inventarci niente, non dobbiamo raccontare nulla che non sia vero, si tratta semplicemente di spingere a livello di comunicazione e gioire quando si fanno certe cose, quando si sta a tavola, e far capire che per noi il cibo è un modo di essere, è un modo di stare insieme, e il cibo per noi è gioia, ecco, non è perfettamente d'accordo, sì, va analizzato come in un laboratorio o peggio in un obitorio. E allora, Luciano, in questa quarta settimana della cucina italiana nel mondo, ecco, abbiamo avuto veramente un'eccellenza ai nostri microfoni. La cosa bella è appunto che in questo momento sei a Lisbona, lo ricordiamo, all'Istituto Italiano di Cultura, dove si analizza appunto la dieta mediterranea, dieta cilentana, con Luciano Pignataro. Luciano, sì, io vorrei chiedere... Scusate, il paese, il Portogallo, che ha una cultura simile alla nostra, e non a caso c'è una località del Portogallo che è riferimento proprio per la dieta mediterranea. Sono sette comunità di sette paesi diversi, tra cui appunto ci sta Pollica nel Cilento, che hanno in comune che cosa? Hanno in comune l'olio d'oliva, sempre, e hanno in comune la condivisione del cibo, il piacere della condivisione del cibo, anche se stanno a 6.000 a chilometri di distanza. E allora, in questo periodo così speciale appunto per la cucina italiana nel mondo, io chiedo a Luciano Pignataro un saluto a tutti gli spettatori di Patrimonio Italiano TV e ovviamente in particolar modo quelli, gli italiani che sono appunto a Lisbona. Beh, un saluto e un augurio di, come dire,
essere orgogliosi del Made in Italy, che è chiaramente tante cose, non è solamente il cibo. Siamo, nonostante tutti i nostri problemi, un piccolo grande popolo che ha ancora tante cose da raccontare, ancora tante cose da regalare all'umanità. Ci vuole semplicemente un po' di pazienza in più e, opinione mia personale, naturalmente, solamente se avremo una cultura inclusiva, come è sempre stata l'Italia, perché l'Italia è sempre stato, fin dai tempi dei Romani, un luogo di passaggio. Se noi sfrutteremo questa capacità inclusiva che abbiamo avuto per tante migliaia di anni per migliorare, credo che la nostra storia, sarà ancora molto, molto lunga e interessante. E allora io da Lisbona ringrazio e saluto Luciano Pignataro e ovviamente tutto lo staff dell'Istituto Italiano di Cultura per questo bellissimo evento. Grazie mille, Luciano. Grazie a voi. E ringraziamo e salutiamo ancora una volta Luciano Pignataro per questa bella chiacchierata relativa appunto a questo evento che si tiene a Lisbona, che si è tenuto a Lisbona all'Istituto Italiano di Cultura. Adesso però restiamo sempre in tema chef. Prima di effettuare il prossimo collegamento con gli States, con l'Iowa, io direi di riprendere ancora un po' di notizie e raccontare, ecco appunto, c'è la rete social del Ministero della Farnesina, il Ministero degli Esteri, che è proprio sulla propria lista social che si trova all'interno della sezione dedicata alla sala stampa. Ci sono poi gli appuntamenti, ultime news dal mondo, notizie informative. Ecco, per esempio, c'è questa notizia proprio sulla settimana della cucina nei Paesi Bassi, focus su agenzie dell'Unione Europea. Ci sono il question time del ministro e quant'altro. Quindi ecco la rete social della Farnesina, molto molto ricca e molto molto aggiornata. Ancora, ecco, adesso apriamo un attimo il capitolo dedicato al cinema. Ci ascoltiamo questo saluto di Vincenzo Desio, l'amico Vincenzo Desio, un amico di Patrimonio Italiano TV, regista, dal Sollevante. Ci guardiamo questo video e poi torniamo qui in studio per nuove notizie, le notizie della settimana, una piccola rassegna all'interno di Italian Heritage. Amici di Amarcord, un saluto dal Giappone, in particolare da Nagasaki, dove mi trovo questa settimana. Quest'anno è stato per me l'anno dell'Oriente, che sono tra il Giappone e la Cina, sempre per motivi cinematografici, appunto. E è un piacere essere con voi, è un piacere essere con Amarcord e aver collaborato per questo Fellini Cinematic. È un piccolo viaggio, è un piccolo viaggio che Fellini fa nelle pellicole che per me hanno rappresentato la maggiore fonte di ispirazione per la mia carriera, per la mia evoluzione. La sigla è interamente disegnata a mano da un'artista inglese, Nicola Dunlop, una ragazza bravissima inglese. Anche Allora, io lei. voglio fare un piccolo excursus. L'amico Vincenzo Desio si riferisce al Festival Amarcord, Festival cinematografico di cortometraggi che si è tenuto a Rimini dal 18 al 24 novembre. Questo era un piccolo saluto che aveva inviato, noi ovviamente l'abbiamo ripreso e parleremo poi proprio con Vincenzo Desio di questo evento e ovviamente della sua esperienza in Giappone. Quindi salutiamo gli amici di Amarcord e salutiamo ovviamente anche Vince Desio. In tema di festival si è concluso pochi giorni fa anche il Festival di Cardiff, l'Italian Film Festival di Cardiff. Io saluto Luca Paci, l'organizzatore del festival appunto gallese, Festival del Cinema Italiano in Galles, dove ha trionfato anche il film Bangla, di cui poi parleremo però perché avremo ospite anche Luca Paci, non in questa puntata, ma successivamente, sempre su Patrimonio Italiano TV, settimana appunto del cinema italiano, perché non solo Galles, anche Madrid, ne abbiamo parlato sul nostro sito, abbiamo dato appuntamento
21-28 novembre, quindi si conclude proprio oggi. Questa è La Locandina, il Festival di Cinema Italiano di Madrid. Salutiamo gli organizzatori, ecco, un evento molto molto ricco, Festival del Festival de Cine Italiano de Madrid.com, il sito ufficiale. Ovviamente invitiamo chiunque voglia a contattarci per una chiacchierata. Noi poi abbiamo contattato già gli organizzatori e ne parleremo nelle prossime puntate. Anche a Berlino, Italian Film Festival, anche appunto in Germania, questo è il sito ufficiale che è italianfilmfestivalberlin.com. C'è anche la pagina Facebook, eccola qui. L'evento si è concluso pochi giorni fa, una decina di giorni fa, quindi diciamo la settimana scorsa è stata anche la settimana dei festival del cinema. Anche in Russia, anche a Mosca, RIF, eccolo qui, Russia Italian Film Festival, eccolo qui, dal 12 novembre al 15 dicembre, quindi ancora in allestimento all'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, con cui poi dialogheremo. Il RIF si svolgerà anche a San Pietroburgo, a Novosibirsk e per finire con UFA, Perm e Sochi. Quindi questo evento è disponibile appunto sulla pagina del Studio Italiano Cultura di Mosca. Italian Film Italian Film Focus, questo si svolge invece a Cape Town in Sudafrica e ne parleremo nelle prossime edizioni. Oggi ci sono, ecco, tre appuntamenti in programma, segnatevi questo nome, ne parleremo appunto, c'è la pagina Facebook Italian Film Focus, la pagina dedicata. E chiudiamo con dunque il Cinema Italian Style di San Francisco, altro appuntamento appunto dedicato al cinema italiano. In questo caso siamo sulla West Coast degli Stati Uniti, un altro bel appuntamento di cui vi parleremo a breve. 22-24 di novembre si è tenuto al Vogue Theater di San Francisco. Ancora, bellissimo evento, ne parleremo con Carlo Fumo prossima settimana, l'Italian Movie Award a New York. Ecco qui, qui c'era Ludovica Nasti in questo video della Voce di New York. Questo è uno dei video, Ludovica Nasti, attrice di L'Amica Geniale, di Un Posto al Sole. Vedete sulla sinistra Luca Beti, in mezzo Carlo Fumo con appunto Ludovica Nasti. E in quest'altro video c'è John Turturro, originario giovinazzese, lo ricordiamo. E chiudiamo questa sezione di notizie con una notizia proprio dalla Voce di New York. La giornalista Valeria Robecco, confermata presidente dei corrispondenti dall'ONU, la reporter di Gerolini, è stata riconfermata per il secondo anno alla presidenza dell'Associazione Corrispondenti Nazioni Unite. Complimentoni a Valeria Robecco. E io approfitto di questo intermezzo per fare i complimenti a Valeria e per invitarlo ovviamente in trasmissione, in un collegamento Skype, proprio magari dalle Nazioni Unite, in questo pezzo di Eleonora Francica sulla Voce di New York. E chiudiamo con Panorama, un bellissimo articolo di Davide Mamone, dell'amico Davide Mamone, scacco matto alla malaria. Il team di un ricercatore italiano che lavora alla Columbia University scopre come il parassita diventa resistente ai farmaci. Il ricercatore in questione è Filippo Mancia, che ovviamente salutiamo e invitiamo ai nostri microfoni. Benissimo, chiusa la sezione notizie, andiamo avanti con i collegamenti. Andiamo in Iowa, andiamo negli States a collegarci nel cuore degli Stati Uniti appunto con uno chef italiano, Diego Critelli. Buon pomeriggio, Diego. Buon pomeriggio, anzi buongiorno da qua. Buongiorno. Allora, Diego, siamo praticamente, possiamo dirlo, e lo stiamo vedendo in questo momento con l'aiuto di Google Maps, nel cuore degli Stati Uniti, in una città che si chiama Des Moines. Dicevamo prima a microfoni spenti che è una città, intanto ovviamente Diego Critelli, chef, nella settimana della cucina italiana nel mondo, ecco, questo collegamento assume un valore molto importante proprio perché appunto Diego in Iowa è presidente dell'associazione l'APCI, Associazione Professionale Cuochi Italiani appunto dell'Iowa, giusto Diego? Esattamente. La delegazione è USA, quindi è estesa a tutti gli Stati Uniti. È appena nata, è appena sorta, sì, sì. La stiamo cercando di sviluppare.
Allora, e appunto siamo in Iowa. Allora, ovviamente faremo tutto il percorso, però ecco, partiamo proprio da questa cittadina. Tu sei partito da Padova, sei originario di Padova e Esattamente. ti sei trasferito lì quando, Diego? Ormai sono 4 anni che mi sono trasferito. Avevo un locale a Padova e la situazione era un pochettino difficile per lavorativamente parlando perché sappiamo tutti com'è la situazione. Ho avuto l'occasione di venire qui in Iowa per un'occasione di un Wine Fest e fare un evento qui per il Wine Fest, che è una piccola manifestazione che fanno qui. E mi è piaciuto molto perché la città è in fortissima espansione, ma primariamente per quella che è la mia situazione personale, è una città molto molto sicura, con le scuole molto molto buone. Io avendo 3 figli ho voluto fare una scelta anche di vita per loro, di dare una possibilità di vita diversa alla mia famiglia, e sono molto contento della scelta che ho fatto perché, ripeto, mia figlia di 7 anni adesso gira in macchina la sera molto tranquillamente. Può fare i suoi errori perché comunque anche qua ci sono pericoli, sicuramente c'è rischio qua, però la situazione è molto molto sicura, molto tranquilla, ed è quello un po' che mi è piaciuto di qua. E dopo, lavorativamente parlando, è una terra vergine perché italiani molto pochi e quindi ristoranti italiani molto pochi, però è molto curioso, persone che girano molto e che sono molto curiosi, quindi è molto interessante da questo punto di vista. E appunto in Iowa hai diciamo fondato, possiamo dire, hai comunque messo in piedi la delegazione degli States dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, di cui noi abbiamo parlato anche su Patrimonio Italiano TV. Io approfitto per salutare un amico che abbiamo in comune, che è l'amico Giovanni dell'associazione della delegazione di Vancouver, Giovanni Trigona. Mi aggiungo alla saluto. Sì, esatto. E dunque, Diego, com'è professionalmente parlando appunto Des Moines e com'è la tua attività di chef da quelle parti? Allora, lavorativamente parlando, la situazione è molto diversa che in Italia. Io adesso sono l'executive chef di un catering, quindi noi facciamo eventi soprattutto, facciamo una cosa come 3.000 eventi all'anno, abbiamo 300 matrimoni all'anno più o meno. Non dobbiamo confondere con i matrimoni italiani perché sono tutto un altro discorso, tutta Sì, un'altra sì. storia, molto molto più semplici come eventi, sono quasi sempre buffet, sono molto molto facili da eseguire, molto più facili rispetto a quelle che sono le nostre, sono molto meno. Le richieste sono molto meno pressanti rispetto all'Italia, però ripeto, ci sono delle bellissime possibilità. Ho conosciuto moltissime persone che comunque sono coinvolte con l'Italia. C'è per esempio qui la società che è Come and Go, che è una società di pompe di benzina, che si è fatta costruire il quartiere generale, costruire, si è fatta progettare il quartiere generale da Renzo Piano, e noi gestiremo appunto il caffè all'interno anche di questo caffè, di questo building nuovo che hanno costruito, e loro sono tra l'altro anche proprietari di 2 vigneti in Italia, quindi è una cosa molto interessante nella zona delle Langhe, e quindi c'è questo interesse anche per l'Italia. Quello che manca purtroppo è la cultura dell'autentico italiano. Ci sono tanti ristoranti, tra virgolette, italiani, che d'italiano hanno solo la tradizione delle nonne, quindi i piatti che le nonne facevano, quindi piatti che non sono solitamente nei ristoranti italiani, se non quelli turistici, quindi pasta all'alfredo, le meatball, le famose cose così, che sono sicuramente parte dei piatti che ci sono nella tradizione italiana, ma non sono quelli che troviamo nei ristoranti in Italia. Le Vero. pasta con le polpette in Calabria, da qualche parte, le fanno ancora, ma non sono propriamente un piatto di cucina italiana, come non vorremmo definirla, ecco. Vero, verissimo. E ovviamente diciamo la tua l'evento, diciamo, il primo, possiamo dire, battesimo, no? Con l'associazione si è tenuto il 9 novembre scorso, quindi Esattamente. pochi giorni 9 fa. novembre abbiamo avuto qui lo chef Giuseppe Richebuono da Savona e ha fatto un evento sia con DIMAC, prima quindi con l'università,
di culinaria dell'Iowa, in cui ha insegnato agli studenti le sue ricette, ha fatto vedere le sue ricette, e la cosa che ha impressionato di più gli studenti era la semplicità dei piatti, delle preparazioni, pur avendo una persona di una stella Michelin che viene qui e insegna loro, quindi loro si aspettavano cose stratosferiche, elaborate preparazioni stratosferiche, e invece hanno trovato dei gusti che sono molto semplici, molto puliti, ma la pulizia del gusto, la semplicità del gusto era qualcosa che allora ha colpito tantissimo, e sono rimasti impressionati dalla pulizia, appunto, e dalla semplicità della cucina. Quindi è una cosa che secondo me ripeteremo. E dopo, appunto, con APC abbiamo fatto un'altra serata, con APC USA abbiamo fatto un'altra serata per APC a USA, per tirare su fondi per far crescere questa associazione, che appunto è appena nata e i membri sono ancora pochi. Perfetto. E chissà che non possano nascere collaborazioni, magari anche per tramite di Patrimonio Italiano TV. Noi sicuramente ti seguiremo, caro Diego. Questo è il momento in cui i riflettori sono puntati chiaramente su chef, ristoranti, piuttosto che eventi di cucina italiana nel mondo. Ma noi sappiamo benissimo che tutti i giorni si lavora, tutti i giorni si creano eventi, per cui noi cercheremo di esserci anche quando i riflettori si spegneranno, ovviamente, e magari creare anche qualche connessione. Intanto noi stiamo mostrando proprio dal sito ricchebuonochef.it l'evento di appunto Giuseppe Ricchebuono che è stato appunto a Des Moines e ringrazia ovviamente te per l'invito da quelle parti. E ci sta venendo anche molta fame, caro Bene, Diego, perché molto, sì. Io ti ringrazio veramente della possibilità che ci hai dato appunto di pubblicizzare l'associazione, la nascente associazione e l'evento. Rispetto, noi cerchiamo di fare il nostro meglio per promuovere quello che è autentico italiano, i prodotti italiani e le aziende italiane. Quindi anche nel mio catering ho portato moltissimi prodotti italiani che prima non trovavano e non c'erano, e quindi spero di fare la mia parte, però mi piacerebbe avere altre persone che mi aiutino in questo, a promuovere appunto in questa zona che non sono New York, non sono Los Angeles dove già c'è Sì, molto, ma gli Stati Uniti sono anche altre esatto. città che non sono così conosciute, così battute tra virgolette dagli italiani. E a noi piace proprio questo, entrare proprio nel cuore, entrare proprio anche appunto in zone che magari sono meno, virgolette, frequentate. E magari una prossima volta troveremo anche, ovviamente lo dicevamo, sei proprio all'inizio con l'associazione, per cui siamo proprio arrivati, ecco, siamo arrivati proprio in quella fase in cui si stanno ancora, tra virgolette, tinteggiando le pareti, ed è una cosa molto bella anche perché appunto hai fatto subito un evento, pronti via, un evento stellare o stellato. Esattamente. E quindi magari ci risentiremo poi di qui a breve con sicuramente tante novità e magari per raccontare eventi in programma e mostrarci anche qualche piatto, caro Diego, che di quello non ci stancheremo Assolutamente sì. mai. Un'altra cosa che voglio sottolineare è che adesso sono in contatto con la Camera di Commercio di Chicago Sì. e mi piacerebbe fare qualcosa anche più che altro per gli chef che vengono a vedere Chicago. Faccio un evento a Chicago, che comunque è una grande città con un grande bacino di utenza, e dopo vengono a vedere qua a Des Moines e fare vedere anche a Des Moines quello che sanno fare. Quindi queste sono un po' le idee che stiamo sviluppando. Perfetto, Diego. E allora, chissà che qualche amico o amica di Chicago, appunto, non sen sentendo questa intervista, non si interessi e si creino nuove connessioni. Io, Diego, ti lascio il microfono diciamo, in fase di saluti, appunto, per un tuo saluto a tutti i nostri amici telespettatori. Vi ringrazio intanto dell'accoglienza che mi avete riservato, e vi saluto e vi ringrazio, e venite a trovarci qua in Iowa. Da Des Un Moines, piacere. in Iowa, Diego Critelli, proprio nel cuore degli States. Grazie mille, chef! Grazie a te, Michela, grazie. Grazie mille.
Grazie mille Diego, grazie mille in questa volata da Lisbona all'Iowa, appunto agli States. Adesso riprendiamo un aereo virtuale, andiamo avanti con i collegamenti rapidamente perché ci spostiamo dagli Stati Uniti. Ecco, tornando in Europa, andiamo a collegarci con Manchester, andiamo nel nord della Gran Bretagna, o meglio il nord dell'Inghilterra, alla scoperta della settimana della cucina italiana, appunto di Manchester, con la responsabile della Camera di Commercio del North West dell'Inghilterra, Giulia Sirigu, e quindi ci colleghiamo proprio con Manchester. Buon pomeriggio Giulia. Buon pomeriggio. Giulia, la pronuncia corretta? Esatto, correttissima. Ok, aspetta, quale? Manchester o Manchester? Manchester sarebbe in inglese, ma in italiano Manchester. Perfetto, ecco. Allora vabbè, non ci formalizziamo. Una vecchia amica di Patrimonio Italiano TV, ci eravamo già collegati a maggio, e Giulia è la manager della sezione North West dell'Inghilterra della Camera di Commercio Italiana. E ci colleghiamo perché in questa settimana in cui l'Italia è molto molto appetita, e usiamo questo termine non a caso, in tutto il mondo per questa quarta edizione della settimana della cucina italiana, appunto in tutto il mondo, anche la Camera di Commercio in Inghilterra ha realizzato diverse attività in una settimana, come dire, davvero molto movimentata. Giulia, abbiamo visto, vi abbiamo seguito anche sui social, le tantissime attività che avete posto in essere in questo, diciamo in questa metà di novembre. Sì, le attività, questa è stata la quarta settimana della cucina italiana nel mondo, sono le attività coordinate anche dal Ministero degli Esteri italiano in tutto il mondo, appunto. Le varie istituzioni italiane all'estero, tra quelle Camere di Commercio, promuovono le attività volte alla promozione e alla diffusione della cucina italiana nel mondo. E il topic di quest'anno, quindi il tema trainante per quest'anno, era l'educazione al cibo. E qui nel Nord-Ovest abbiamo organizzato veramente tantissime attività durante la scorsa settimana, in collaborazione anche con le altre istituzioni presenti sul territorio, le altre istituzioni italiane e non solo, anche britanniche. Benissimo, quindi comunque c'è stato, diciamo, un noi adesso, diciamo, andremo a vedere un po' nello specifico alcuni di questi eventi. Io ricordo la pagina Facebook che è Italian Chamber of Commerce and Industry for UK Northwest Branch, e poi c'è una pagina dedicata proprio alla settimana della cucina italiana nel Northwest, 18-24 novembre, questo Extraordinary Italian Taste. Sulla pagina si trovano poi un bel po' di foto molto golose, Giulia, poi a quest'ora del pomeriggio, insomma, diciamo che viene un po' l'acquolina in bocca. Se andiamo a spulciare proprio gli eventi, ecco, nella sezione eventi della pagina, vediamo che appunto è una settimana fitta. Tra l'altro l'ultimo evento mi tocca anche particolarmente, essendo io partenopeo, l'evento di pochi giorni fa, la Neapolitan Pizza Masterclass. Ovviamente si è spaziato dalla pizza, la pasta, i dessert, al gelato, prosecco, insomma, è stata una settimana impegnativa, ma anche un po' piacevole, credo, no? Decisamente molto entusiasmante, perché abbiamo sviluppato i vari eventi fra le città principali qui nel Nord-Ovest, quindi Manchester e Liverpool, e in più ci sono stati degli eventi anche a Birmingham, Chester e Lancaster. Tutti gli eventi sono stati organizzati dai vari ristoratori con cui siamo in contatto qua nel Nord-Ovest. Abbiamo organizzato diversi tipi di attività, masterclass gratuite, alcune a pagamento, c'erano degli special menu, delle offerte speciali in tutti i ristoranti, attività per bambini. Il sabato sono state realizzate diverse attività per bambini sia a Manchester che a Liverpool, c'era il Pasta Social Lab, c'era un Pizza Contest for Kids a Manchester e c'era una masterclass per insegnare ai bambini a fare la pizza a Liverpool. Quindi diciamo che siamo riusciti a coinvolgere una buona fetta della popolazione, non solamente adulta, ecco. Senti Giulia, come risposta della comunità italiana, sappiamo che ci sono comunque parecchi italiani da quelle parti, ovviamente non sono eventi soltanto per italiani, chiaramente la cucina italiana è la cucina, lo diciamo senza tema di essere smentiti, migliore del mondo, ecco, mettiamola proprio così, senza giri di parole. E c'è stata un'ottima risposta, vedevamo anche dalle foto, insomma una bella partecipazione, come...
dal vivo che te ne è sembrato? Sicuramente c'è stata un'ottima partecipazione in tutte le città. Gli eventi sono stati entusiasmanti, le persone hanno potuto degustare, provare vari prodotti, imparare come fare la pasta. Per esempio, uno degli eventi chiave qua a Manchester è stata una masterclass, sì, che si chiama History Eat, perché tre ristoratori qua da Nord-Ovest hanno unito le loro forze per creare questa masterclass all'Università di Manchester per insegnare alle persone come fare dei tortelli nella tradizione tipica medievale italiana. Devo dire, le persone hanno partecipato con molto entusiasmo e reagito in maniera piuttosto positiva. Lo stesso vale per le attività con i bambini, per le gelato masterclass di Liverpool, che hanno visto i protagonisti imparare a realizzare gelato, un vero gelato artigianale, non l'ice cream inglese, solamente utilizzando i prodotti base, ecco. Le foto poi sono molto significative, le stiamo guardando proprio dalla pagina, oltre che, ripeto, molto appetitose, ma appunto danno proprio il senso di questi eventi che, Giulia, ecco, noi riflettevamo con altri ospiti, noi siamo stati virtualmente in Canada, proprio durante una masterclass, praticamente in collegamento diretto, e ci siamo resi conto che in effetti ben vengano questi eventi dove anche in Italia poi, perché poi il vero dramma, e lo dico da giornalista, è che spesso tante attività che fate come italiani all'estero non arrivino, diciamo, non ne arrivino tante in Italia. Ecco, eventi come questo poi accendono un po' i riflettori, è importante anche questo tipo di eventi proprio per mostrare in Italia e in Europa quanto lavoro c'è dietro, no Giulia? Quanto impegno proprio per la diffusione di italianità? Assolutamente sì, negli ultimi anni abbiamo lavorato tantissimo con i vari ministeri, con le varie istituzioni italiane all'estero per promuovere la genuinità e l'autenticità dei cibi italiani e della cucina italiana, chiaramente non solo all'estero ma anche in Italia. Di recente, come avevamo parlato a maggio, abbiamo fatto delle altre attività, creato delle altre masterclass per gli specialisti del settore con dei cuochi provenienti dall'Italia. Devo dire la verità, tutte le attività che sono state organizzate qua hanno visto sì italiani e britannici al lavoro, quindi persone che hanno assaggiato i vari prodotti proposti dai ristoranti o che hanno partecipato alle masterclass, però devo ammettere che tutti gli specialisti del settore ristorazione erano italiani. Sì. Spesso è un peccato che questo tipo di attività non possa venire organizzata anche in Italia, però sono sicura che anche per gli anni futuri ci sarà la possibilità di effettuare dei gemellaggi magari o di effettuare delle attività in contemporanea anche in Italia. Senti Giulia, in chiusura ovviamente ci si prepara per altre attività, ovviamente per nuove iniziative. Ovviamente io vedevo un evento diciamo musicale in realtà che si terrà l'anno prossimo, o meglio tra qualche mese, un evento a Manchester che vede la presenza da quelle parti di uno dei rappresentanti dell'italianità a livello musicale ma anche culturale, uno dei più rappresentativi italiani, e parliamo di Zucchero. Non vogliamo fare un accostamento culinario, anche se Zucchero è un ingrediente fondamentale, scherziamo. Esatto, devo dire che la Camera di Commercio parteciperà ed è parte dell'organizzazione di questo grande concerto a Manchester. Sì. Anzi, ne approfitto ora stesso per comunicare anche ai vostri ascoltatori che ci sarà presto un giveaway con una sorpresa speciale proprio per il concerto di Zucchero. Quindi invito tutti a seguirci sulle pagine della Camera di Commercio per scoprire che tipo di sorpresa gli appassionati di Zucchero che si trovano a Manchester potranno avere. Questo ci interessa, magari teniamoci in contatto, perché chissà che non possiamo creare anche noi un evento e raccontare di questo concerto. La pagina, appunto, lo ricordo ancora una volta per i nostri amici, è Italian Chamber of Commerce, la vedete proprio in questo momento in sovraimpressione. E perfetto Giulia, allora io ovviamente come al solito faccio i miei complimenti a te e allo staff, insomma sicuramente ci risentiremo per nuove attività quando i riflettori saranno spenti, dopo questa settimana purtroppo in Italia soprattutto, ma noi cercheremo sempre di rilanciare, e ti lascio il microfono, ecco, per un saluto a tutti i nostri amici telespettatori.
Ringrazio tutti quanti per aver ascoltato questa, cosa abbiamo fatto in questi giorni qua a Manchester. Per chi volesse fare un viaggio a Manchester o fosse interessato alle attività della Camera di Commercio, il mio consiglio più caro è quello di seguirci sui social media. Spesso abbiamo giveaway, abbiamo sorprese, abbiamo delle iniziative che possono interessare tutti, grandi, piccini, chi si trova a Manchester, chi si trova nel nord-west della Gran Bretagna e chi sta in Italia. Quindi vi consiglio di seguirci e vi mando un caro saluto da Manchester. E allora, amici di Patrimonio Italiano TV, da una città molto molto bella, lo sottolineo anch'io, Manchester, io voglio ringraziare per il collegamento Giulia Sirigu. Grazie mille, Giulia. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie ancora Giulia Sirigu per questo collegamento, per questa bella chiacchierata. Adesso ci spostiamo ancora una volta, cambiamo continente, torniamo Sud America, torniamo in America, ma la parte bassa, nel meridione, in Sud America, in Argentina, precisamente a Mendoza, dove abbiamo chiacchierato, abbiamo contattato una validissima reporter, possiamo dire, una validissima, è caduta la penna intanto, una validissima corrispondente di italianità che si chiama Camila Balter. Camila è argentina ma nonni italiani, per cui è molto appassionata all'Italia pur non essendo nata in Italia, e è diventata responsabile del portale It Mendoza, che appunto racconta l'italianità in questa parte di Argentina che in realtà ancora non avevamo noi come patrimonio italiano, ancora non avevamo esplorato. Allora andiamocene a Mendoza a fare una bella esplorazione, una bella esplorazione informativa, collegandoci con Camila Balter. Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo in collegamento con Mendoza e siamo con Camila Balter, direttrice di It Mendoza. Ciao Camila, buon pomeriggio. Ciao, come stai Michele? Benissimo, finalmente ci siamo anche riusciti, ecco, a collegare. Io sono molto molto contento. Ci siamo sentiti per un po', anche perché io ti seguivo in online. E seguivo, ecco, lo faccio vedere proprio ai nostri amici, It Mendoza, questa è la pagina Facebook e questo è il sito. In poche parole, Camila, è un portale di promozione, di diffusione dell'italianità, il portale di riferimento è italiani.it e questo è il, diciamo, la sezione dedicata a Mendoza, questa città argentina dove noi ancora non eravamo stati. Ecco, ci racconti un po' come funziona, Camila? Sì, i siti IT città hanno due funzioni. Per un lato, come tu hai detto, è la promozione della italianità in quella città, ma anche la promozione turistica della città, perché noi pensiamo che le persone che ci leggono non conoscono Mendoza, quindi loro vogliono conoscere come la nostra città e come abitano gli italiani lì, no? Sì. E quindi sì. Scriviamo articoli sulla cultura italiana, ma anche di qualche evento culturale a Mendoza, oppure le tradizioni. Quindi sono portali informativi, danno notizie, danno ovviamente anche indicazioni su cose italiane. Sì. Vediamo per esempio la categoria della cucina sulla destra, ecco, io sto navigando proprio sul sito. Sì. Fiera del panettone, cioè ci sono anche richiami ovviamente al sito principale che è italiani.it. Appunto, ma non facciamo soltanto testi informativi, anche facciamo le interviste, perché pensiamo che sono una buona forma per conoscere come vivono gli italiani e cosa fanno a Mendoza. Quindi c'è un po' di tutto, c'è una... Sì. Ci sono diverse sezioni, ecco, lo stiamo vedendo, allora mendoza.italiani.it è appunto l'URL di It Mendoza e in primo piano in questo momento si parla del mate, una tradizione. poi... Sì, abbiamo scoperto che c'è un club di mate in Italia. dove esattamente, Camila? È un profilo su Instagram, no? Sì. Ma... lo ha fatto un genovese. Eccolo qui, lo stiamo vedendo. E questa è una cosa molto interessante.
Tra l'altro in Argentina mi sa che ci sono parecchi genovesi, quindi Sì. c'è un bello scambio. Eccolo qua, Club del Mate Italia. Questa è una cosa molto curiosa perché il mate è una bevanda tipica argentina e quindi ecco, è curioso, è vero, è molto curiosa questa cosa. E c'è il profilo Instagram, eccolo qui, lo mostriamo. E poi vedevamo anche tra le notizie, De Ushuaia a Alaska, Savonetti darà una charla en la Dante. Aspetta, Juan Pablo Savonetti è un maratoneta italo-argentino. Esatto. Sì, noi facciamo tutti gli articoli. Sì. Sì. Almeno trattiamo tutti hanno un riferimento sull'Italia, Sì. perché se no non ha senso per noi scrivere, no? E quindi ogni volta che passa qualche italiano oppure italiana per Mendoza, noi trattiamo di intervistarlo oppure sì, di avere la sua esperienza a Mendoza. Questo è molto interessante, Camilla, anche perché di italiani in Argentina ce ne sono milioni, Tantissimi, veramente sì. milioni, siamo quasi sui 25, ma forse anche di più tra italiani. Tu, per esempio, tu non sei nata in Italia, parli un italiano direi perfetto, hai una No, nonna calabrese, giusto? sì, la mia nonna era calabresa. Io ho fatto un Erasmus a Bologna quasi 3 anni fa. Lì mi sono innamorata assolutamente dell'Italia. Sì, quest'anno, all'inizio di quest'anno, ho visto su Facebook che cercavano sì, scrittori per diverse città argentine come Mendoza, Rosario, Mar del Plata, perché il sito su IT Buenos Aires è il più vecchio dell'Argentina. Di quasi tutte le città straniere di italiani.it, ho visto questo annuncio e ho detto: questo va benissimo. E ho cominciato, sì, da febbraio o marzo, sì, a scrivere. Ecco, noi stiamo vedendo proprio su italiani.it le varie città che sono collegate, ce ne sono alcune anche italiane ovviamente, e dicevi IT Buenos Aires è quello più vecchio in Argentina. Camila, tante notizie, è un modo anche con questo per raccontare l'Italia, per sentirti anche un po', tra virgolette, in Italia, no? Per avere un legame con l'Italia, e questo è molto bello. Per te che non sei italiana, ma ecco, ci tieni, sei talmente innamorata dell'Italia, ecco, questo noi lo vogliamo sottolineare perché è bello vedere quanto persone, appunto, diciamo non italiane di nascita, però ti possiamo considerare italiana a tutti gli effetti proprio per questo tuo amore e per questo tuo legame con, appunto, tua nonna calabrese e con l'Italia. Poi Italia e Argentina sono molto, molto, molto legate. Sì, Quindi, c'è sì. una frase che secondo me è assolutamente vera, che dice che noi siamo italiani che parliamo in spagnolo. Esatto. E penso che sì, perché ci sono tanti spagnoli a Mendoza, in Argentina, ma penso che noi siamo più simili dagli Agli italiani. Sì. italiani, è vero, è vero, è vero questo. Sì. Sottoscrivo, ho parenti, ho il caro zio Antonio, zia Brigida, zii in Argentina, quindi è vero, siamo più simili come popolazioni che non voi agli spagnoli, e me l'hanno detto anche altri amici argentini. Sì. Camila, E sì. questo sito è anche interessante per persone che non sono italiani, ma che amano la cultura italiana, perché ci sono tante, così, no? Sì, ci sono curiosità, ci sono anche appuntamenti, appunto, ecco, vedete notizie. Noi adesso siamo per esempio sulla pagina Facebook che è itmendoza.it, e tante foto, aggiornatissimo e tante curiosità. Ripeto, la storia del mate in italiano era carina e poi anche la storia di questo italiano italo-argentino che magari contatteremo anche noi. Ecco, abbiamo avuto Sì. una notizia da voi e quindi è una cosa molto molto bella, quindi
segno che fate un'informazione molto accurata, molto capillare, quindi io ti voglio fare i complimenti perché ci fate scoprire anche in Italia cose molto interessanti da questo punto di vista. Quindi dicevi, è da inizio anno, grosso modo, marzo-aprile, che hai iniziato? Sì, sì. Ok. Sì, io penso che questo sito ha esito perché l'italianità è molto attrattiva, diciamo, il cinema, il cibo, ci sono cose che innamorano. Senti, io adesso sto mostrando anche qualche immagine di Mendoza da Google. Mi dici un po' com'è la, diciamo, la comunità italiana di Mendoza? Ripeto, è la prima volta che veniamo con le nostre telecamere da quelle parti. E com'è la situazione proprio degli italiani? Ce ne sono? Sì, sì, ce ne sono tanti. Ci sono molte associazioni e organizzazioni che fanno eventi. Forse l'istituzione più importante è la Dante Alighieri a Mendoza. Sì. Lì fanno tante attività. Sì, ci sono molti italiani. Sì, sì. C'è anche un gruppo molto interessante che ogni martedì, sì, questa sera, si vedono. Fanno un'attività molto carina che si chiama Italiano in Piazza. Italiano, sì, in piazza, sì. Italiano, sì, in piazza, sì. Ogni martedì loro vanno a un bar e parlano in italiano. Che bella questa cosa. Sì, sì. Ed è un gruppo... A Mendoza no, non ci sono tante opportunità per parlare in italiano, perché è molto lontano dall'Italia. Sì, è vero. E loro sono italiani, questi ragazzi, questo gruppo? No, sì, 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 forse sì, penso che ogni volta ci sono almeno due italiani che loro studiano a Mendoza o fanno la loro tesi, sì, sì. Questo è molto, sì, di solito c'è alcun italiano, sì, sì. Ecco, noi stiamo vedendo proprio il gruppo su Facebook Italiano in Piazza Mendoza, ecco, molto interessante anche questo, ci iscriviamo anche a questo gruppo, per cui sì. Vedi quante cose stiamo imparando, e quindi io voglio consigliare ancora una volta la pagina Facebook itmendoza.it, appunto, e poi ovviamente il sito mendoza.italiani.it, ci sono notizie molto interessanti, vedo anche un articolo dedicato alla Fiat 600 e un altro alla festa, sì, di fine anno della famiglia siciliana di Mendoza. Esatto, sono tanti siciliani a Mendoza. Ah, perfetto, ecco un'altra cosa che non sapevamo e che magari possiamo poi contattarli appunto tramite te. Sì, c'è anche la famiglia piemontesa, del Veneto, sì, di tutte le regioni. Senti Camila, tu sei stata, mi dicevi, a Bologna, giusto? Sì, ho fatto l'Erasmus. Ti è piaciuta come città? Sì, bellissima. Come esperienza, sì? Sì, sì, ho viaggiato per tutta l'Italia, quasi tutta l'Italia. Ah, sì, okay, sì. Ok, quindi hai approfittato giustamente anche per vedere la tua terra, diciamolo. Sì, diciamolo. Sono stata nel paese della mia nonna, è stato molto bello, sì. Benissimo. E allora, io saluto ovviamente anche gli amici della Dante Alighieri di Mendoza, di cui stiamo mostrando anche il sito, ma vi ricordo ovviamente IT Mendoza è il riferimento con Camila Balter, che io voglio ringraziare per questo collegamento, ecco Camila, e volevo chiederti in chiusura di fare anche un saluto, te lo chiedo in italiano e in spagnolo, a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV che stanno guardando questa intervista. Ok, se tu vuoi lo facciamo in italiano e in spagnolo. Sì, dai, sì, sì, sì. Ok, Patrimonio Italiano TV, vi mando un bacione. Sono molto contenta di stare qui, allora in spagnolo. Ok, bueno, muchas gracias por la entrevista. Estoy muy feliz de compartir la cultura italiana en Mendoza y mi provincia. Así que espero que la puedan visitar pronto.
E allora, verremo presto anche da quelle parti. Nel frattempo ci siamo stati virtualmente grazie a Camila Balter e a It Mendoza. E io voglio ringraziarti, cara Camila, amici di Patrimonio Italiano TV. Abbiamo scoperto una nuova, non è nuova ovviamente, nuova per noi, una nuova città argentina grazie a Camila Balter. Grazie mille, Camila. Grazie a te, ciao. Grazie mille a Camila Balter per questa infornata di notizie, per questa bella, per questo bel, percorso, per questa bella passeggiata appunto in Argentina a Mendoza. Ultimo ma non ultimo collegamento della giornata è con Londra. Andiamo nella, capitale dell'Inghilterra, quindi torniamo ancora una volta in Europa, dove ci aspetta una, bravissima cantante jazz che si chiama, Viviana Zarbo, Vivi Zarbo. Questa Londra, appunto, che è, possiamo dirlo, un po' la capitale della musica, sicuramente ha influenzato tantissimo la musica, ha creato proprio nuovi generi anche, soprattutto negli anni 60, 70, 80 stessi, e che continua oggi ad incantare. Noi però adesso siamo, come dire, sempre nell'ambito dell'italianità, e andiamo a vedere che cosa ci racconta, appunto, proprio in tema di musica, in tema di Londra. Cerchiamo di capire anche com'è la situazione oggi a Londra con Vivi Zarbo in questo collegamento con l'Inghilterra. Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo in Inghilterra, siamo in collegamento con Londra con Viviana Zarbo. Buon pomeriggio, Viviana. Ciao, ciao. Ciao a te. E Viviana, intanto com'è il tempo, proprio meteorologicamente parlando, in questo momento da quelle parti? Guarda, fa un po' freddino, però si riesce a. Si sta, insomma, abbastanza bene. Se ci si copre è tutto ok. E ancora, diciamo, siamo ancora nella fascia tra autunno e inverno, non è ancora inverno Sì, pieno. e poi sai, soprattutto qui negli ambienti chiusi fa caldissimo, quindi a volte sento anche caldo, non so come mai, ma succede. Viviana, tra l'altro, io vedo alle tue spalle un background, uno sfondo meraviglioso che è perfettamente in tema con, diciamo, con quello di cui parleremo, che è un po' la tua vita, in effetti, perché la musica, possiamo dirlo, ti circonda, no? Eh beh, direi, guarda qui. Nel vero senso della parola. Sì, soprattutto la musica un po' vintage, ecco, in questo momento, poi chi lo sa. Ci piace, ecco, io in questo momento sto mostrando, e lo dico a tutti gli amici telespettatori, vivianazarboartist.com, il tuo sito ufficiale, che ti vede proprio in questi scatti meravigliosi, scatti appunto anche con questa atmosfera vintage, con questa atmosfera molto jazz, possiamo dire. Eh già, lo puoi dire. E allora, Sì. perché Viviana è una cantante, e adesso ecco, percorreremo un po' la tua carriera artistica, racconteremo un po' di te. Tu in questo momento sei nella città, diciamo, forse più rappresentativa, quantomeno in Europa, e tra le più rappresentative al mondo per quanto attiene alla musica. Io ricordavo prima, mentre chiacchieravo un po', Londra è stata una città che ha dettato praticamente i tempi della musica, negli anni passati, e ancora adesso si difende molto bene. Com'è da questo punto di vista questa città, sempre molto romantica, diciamo? Guarda, diciamo che la musica che canto adesso, appunto il jazz, che è per lo più la mia specialità del momento, anche se in realtà ho iniziato con il musical, quindi ho sempre amato cantare, ballare, recitare, diciamo interpretare, cantare, ecco, recitare cantando. Però la fase proprio jazz della mia vita è coincisa con proprio un momento in cui ho deciso di passare la maggior parte del mio tempo qui a Londra. Ma è stato un incontro, cioè un incontro totalmente inaspettato. Io venendo qui, andando in giro ad ascoltare appunto musica dal vivo, eccetera, mi rendevo conto che c'era proprio una fortissima influenza proprio soprattutto del jazz anni 50. E così, sai, senza rendermene conto, me ne sono innamorata. E tra l'altro ho cominciato proprio a vedermi in questo tipo di musica.
Perché ci sono appunto, c'erano a quei tempi, no, quelle voci un po' calde, no? Con delle caratteristiche, diciamo, che oggi un pochino vengono un po' messe da parte per dare anche risalto alle nuove influenze, no? Sì. Che poi sono arrivate dopo il jazz, lo swing, eccetera. Quindi io un po', facendo un viaggio nella musica, ho pensato all'inizio di volermi buttare prima nella musica del passato, sì, per un pochino, ecco, per poi percorrere anche varie altre epoche. Quindi mi sono fermata al momento a questa del passato, e certo sempre con delle influenze, perché non si può mai fare a meno di aggiungere, no, delle influenze. E sì, ovviamente la musica dal vivo qui è incredibile. Scusa, mi arrivano dei messaggi ogni tanto. Diciamo che trovi di tutto, tu esci di casa, cioè io vivo a 10 minuti da Soho, che è questa zona di Londra, è incredibile proprio a livello musicale, tu esci e in 10 minuti arrivi in una delle aree più popolate da artisti che vengono da tutto il mondo, e quindi è stato inevitabile, cioè mi ha assolutamente stregato. E tra l'altro, ecco, lo dico, io è una delle zone che più ho frequentato, non dico da ragazzo perché poi mi do del vecchio automaticamente, però insomma in passato è una delle zone che più ho frequentato a livello proprio di concerti dall'Italia. Mi chiamavano amici dicendo: guarda, sono in questo posto, è praticamente la patria dei concerti, dei locali, dei ritrovi. E abbiamo ho visto almeno che sei stata in Denmark Street, che è appunto una delle vie che conosco anche tra l'altro molto molto bene a So, dove c'è un locale, non lo cito però, dove ci ho passato parecchio tempo, insomma. E sì, siamo sul sito dove ci sono appunto le locandine dei tuoi eventi che hai realizzato. Grazie. Spero, insomma, perché non mi ricordo più il sito come è fatto. Spero vada. Guarda, il sito è bellissimo, okay. E tra l'altro devo farti molti complimenti anche per lo stile. E il sito ricalca molto, insomma, fa capire tanto di te. C'è poi nella sezione Diary un evento del 1° dicembre, quindi praticamente tra pochi giorni. Sì, domenica, sì. Esatto, e sempre ovviamente una serata di musica jazz. Sì, sì. Perfetto. Ecco, lo ricordiamo ai nostri amici al Jazz Club in Six. Chelsea. Perfetto. Sì. Perfetto. E Viviana, ovviamente non possiamo non mostrare anche il tuo canale su Spotify, perché siamo proprio in strettissima attualità con Take Away. Ci mostri un po', perché poi anche noi siamo un po' vintage, ci piace vedere proprio il disco materialmente. Ce lo fai vedere un attimo? Ce l'ho qui, guarda. Ta-da. Eccolo qui, Take Away Viviana Zarbo, e lo trovate praticamente, ecco, dove lo troviamo? Allora, lo trovate su tutte le piattaforme digitali, quindi iTunes, Spotify, Amazon, ed anche attraverso il mio sito web, ed è possibile appunto ordinare anche una copia fisica. Perfetto, eccolo qui, lo stiamo vedendo anche, stiamo vedendo le tracce contenute nel disco, ecco, qui siamo su Spotify. C'è anche il tuo canale YouTube, ci sono alcuni video appunto che ti ritraggono, e poi stavamo guardando anche appunto la sezione del sito, dove c'è proprio nella parte centrale proprio la sezione dedicata proprio all'album Take Away. Quindi, ecco, possiamo dire che Londra ti abbia comunque influenzato anche un po' nello stile e in questo percorso musicale artistico, Viviana? Beh, devo dire sì, tantissimo, perché io ho iniziato a cantare jazz proprio da quando ho iniziato il mio percorso artistico a Londra. E devo, diciamo, a questa città questo tipo di influenza incredibile che è il jazz. Sì, quindi devo tantissimo. Diciamo, il mio incontro col jazz inizia qui, inizia a Londra. Per tanti motivi, casuali, ed anche perché sono arrivata magari in un'età in cui non ero
proprio adolescente, quindi sai, quando superi un po' i 20, 25, quell'età lì, e poi anche perché qui è tutto, c'è di tutto, c'è sì. l'antico, il moderno, il contemporaneo, quindi tu puoi essere, puoi decidere un giorno di ispirarti al futuro oppure di ispirarti al passato, e soprattutto questa tradizione appunto antica, vintage, no? Vive tantissimo, sì. E quindi io non mi aspettavo che poi appunto mi piacesse e si rispecchiasse con quello che in questo momento mi piace essere, ecco. Mi piace fare questi salti nel passato, poi ritornare così al presente, un giorno essere rivoluzionaria, super, super moderna, il giorno dopo essere invece retro. Quindi questo aspetto un po' di, ecco, libertà, ecco, di essere un po' come si vuole essere, di non avere condizionamenti e di ascoltare tante realtà musicali, e a quel punto tu puoi scegliere, no? Sì. Puoi scegliere la tua preferita. Ovviamente è coinciso anche, penso, per una casualità, sì. Sai, le cose succedono nella vita, chi lo sa perché doveva andare così, Infatti queste sono le domande che ci si pone sempre, chissà, ecco, i cosiddetti bivi, a volte sono sì. anche trivi, sì. Sì, perché magari è anche possibile, non lo so, ad altre persone magari la passione per il jazz invece è iniziata in Italia, perché tutto può succedere. Io, ecco, diciamo che nella mia famiglia non ho avuto molto delle influenze di quel genere, sì. ma ho più avuto delle influenze appunto di musica italiana, no? Cioè tipo Mina, Lucio Battisti, delle canzoni che ascoltava mio papà in macchina, oppure sì. che ne so, Antonello Venditti, poi quando era adolescente Laura Pausini, no? Sì. Quindi per esempio in questo momento sto anche mettendo un po' di italiano nel mio, diciamo, nei miei show. Infatti lo show che farò l'1 dicembre sarà molto ricco di canzoni italiane, soprattutto degli anni 50, 60, perché ho notato che è un po' uno stile che si sposa benissimo anche con l'American Song Real Book, no? Con la tradizione invece americana, e quindi funziona, no? Funziona, perché ovviamente poi negli show voglio anche mettere del mio, perché sì. essendo italiana, avendo comunque delle influenze anche di quella musica che ti ho citato, è bello anche mettere qualcosa di ecco, esotico, no? Nello show. E proprio questo prossimo show sarà molto italiano. Poi devo dire, mi ha ispirato tantissimo proprio su quest'idea un artista che io cito tantissimo, si chiama Ray Gelato, non so se insomma, sicuramente molti italiani all'estero lo conoscono. Lui proprio canta tutta quella musica italiana di quell'epoca, e non è italiano, però è cresciuto con la musica italiana. E, sai, Fred Buscaglione, sì. Luis Prima, tutta quella roba lì. E mi ha un sacco ispirato, quindi adesso sto lavorando tantissimo sul jazz americano, eccetera, ed anche sto approfondendo, ecco, la musica italiana. Benissimo, ecco, intanto siamo proprio sul sito di Ray Gelato, è tutto in real time, come si suol dire. E quindi Viviana, ecco, ridiamo ancora una volta l'appuntamento. Io mostro anche appunto tramite il tuo canale, la tua pagina Facebook, che è appunto Viviana Zarbo, live at 606 dovrebbe essere, yeah, 606 in esatto, italiano, in quel di Londra, in zona Chelsea, primo sì. dicembre, lunch time, giusto? Sì, 13:30, perché perfetto. Qui ci sono tantissimi show a lunch time, proprio orario, questa proprio è bella questa cosa. Sì, 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 ce ne sono tantissimi, proprio anche a teatro, insomma, diciamo che gli eventi, i show sono a qualsiasi ora. Ecco, vedete, questa è una cosa che trovate, possiamo dirlo, solamente in città come Londra. Ed è questo, una cosa. Sì, devo in dire. Italia in Italia alle 13:30 abbiamo, come si suol dire, le gambe sotto al tavolo. Io da partenopeo dico il ragù, il momento ragù.
però è chiaro sì, che sì, ecco, sì, sì. Vabbè, diciamo che in questi jazz club si può anche godere, ecco, sì, del pranzo, della cibo, cena, sì, esatto, del drink, ecco, quello è sempre nel jazz club, proprio fa parte del pacchetto. Quindi c'è lo show e poi ci si può anche, si può ordinare, ecco, qualcosa da mangiare, un drink, cioè è proprio una tradizione tipica. Addirittura ai tempi si fumava anche nel jazz club. Quindi. Sì, infatti anche nei film si vedono queste atmosfere un po' nebbiose che poi erano in tema in una città come Londra. Si restava proprio in tema tra dentro e fuori, esatto. Infatti non ti nascondo, all'inizio quando ho iniziato a fare questi show alcuni a ora di pranzo un po' ho sofferto il fatto che io non sono proprio una che ama svegliarsi presto la mattina, proprio, però dover essere già pronta alle 11 con la voce riscaldata, no? Pronta per cantare, devo dire all'inizio sì, è stato un po' un impatto, però quando poi tu entri, appunto fai lo show, entri in quel contesto lì, non si capisce neanche che ora è, perché ovviamente è tutto buio, luci, cioè, entri in un mondo completamente nuovo. Ti dimentichi, anzi è pure bello il lunch time, è interessante perché soprattutto si rivolge tra l'altro ad un target ovviamente di tutti i tipi, però ci sono tantissime famiglie che partecipano agli show lunchtime, perché capita che ad esempio hanno il weekend libero, no? E riescono, grazie ad uno show lunchtime, riescono ad andare allo show, perché magari durante la settimana farebbero tardi, no? La sera, e invece vanno proprio lunchtime per evitare di far tardi poi la sera, dato che l'indomani devono andare al lavoro. Quindi è proprio un concetto, ecco, molto inglese, cioè anglosassone, anche penso americano, anche in America ci sono gli show lunchtime. E poi tu esci dallo show, che sono magari, non so, le 3:30, le 4, in teoria ne puoi anche andare a vedere un altro. Vedere un altro, esatto, è ancora tutta la giornata. Sì, è bello, perché ti puoi fare proprio una giornata all'insegna della musica, poi puoi andare a fare shopping, puoi andare, cioè puoi fare veramente in un giorno un sacco di cose. E allora, Viviana, io intanto grazie per questo tuffo, come dicevo, a breve sarò a Londra proprio personalmente, è un anno che non vengo, adesso mi hai ricatapultato, sebbene ancora virtualmente, appunto io lo dico senza tema di essere smentito, nella città più americana d'Europa, perché veramente è proprio fuori contesto. Diciamola. Cosmopolita, esatto. Veramente, ma a volte davvero, guarda, non sai, esci di casa, vedi di tutto, basta ad esempio salire sulla metro, no? Trovi, non so, una persona con la pelliccia e nello stesso vagone una persona con le ciabatte. Infatti. Cioè, c'è una diversità incredibile, razze, lingue, c'è di tutto. Verissimo, e per questo ci piace e torneremo lì anche con le nostre telecamere. Nel frattempo però, rimostrando ancora una volta ai nostri amici il tuo sito con la sezione appunto del nuovo album Take Away, io chiedo a Viviana Zarbo di fare un saluto a tutti i telespettatori di Patrimonio Italiano TV, magari proprio col tuo CD, ecco, mostrandoci proprio il tuo CD ancora una volta. Ok, allora, ciao, grazie, vi saluto da Londra, questo è il mio CD, quindi se volete ascoltarlo, è una raccolta di una raccolta di canzoni preferite, ci sono vari stili, quindi swing, anche un po' di bossa nova, un paio di canzoni italiane e altre canzoni della tradizione proprio americana, l'American Song Real Book, e raccontano un po' me, raccontano un po' la mia storia, un po' la mia storia di adesso, ecco, il mio debutto al jazz, ecco, ve lo faccio vedere così. E niente, quindi grazie, un saluto a tutti, spero possiate iscrivervi al mio canale, ascoltare il mio CD, magari ordinare una copia e niente, sono timida. Non si direbbe, Viviana, grazie mille, intanto è stata una bellissima chiacchierata e insomma buon concerto questo primo di dicembre, buon lunchtime concert. Amici grazie. Di Patrimonio Italiano TV, da Londra, Viviana Zarbo ai nostri microfoni. Grazie mille, Viviana. Ciao, ciao, grazie a te. Ciao, grazie a voi.
Grazie mille Vivi, bellissima chiacchierata, bellissima, è sempre bello ecco ritrovarsi a Londra, Londra dove dovrei venire personalmente proprio verso gennaio, quindi amici italiani che siete a Londra, preparatevi per una chiacchierata, per un caffettino inglese, no no no, meglio di no, per un porridge, chissà, sicuramente per un po' di interviste, per un po' di, come dire, di passeggiate lungo il Tamigi e per nuovi spunti per Patrimonio Italiano TV. Benissimo amici di Patrimonio Italiano TV, era l'ultimo collegamento da parte di Mike Pilla, è veramente tutto per questa, per quest'altra bellissima puntata di Italian Heritage. Per contattarci, per intervenire in trasmissione, potete scriverci a redazione@patrimonioitalianotv.com. Allo stesso modo siamo sui social, Patrimonio Italiano TV su Facebook, su Instagram, Twitter e ovviamente abbiamo anche il canale YouTube. La trasmissione va in onda tutti i giovedì dalle 22 in poi, in replica poi durante le varie fasce orarie per tutta la settimana. Da domani troverete anche poi il podcast sul sito che vi ricordo essere patrimonioitalianotv.com. Appuntamento la settimana prossima con Italian Heritage. Un saluto a tutti gli amici italiani all'estero. Ciao dal vostro Mike Pilla.